Questo cartello, collocato sulla diga dei Dracoli, ci ricorda che vige un divieto assoluto di sorvolo con mezzi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Questo divieto insiste anche su tutto il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna. Ve lo voglio chiarire perché molti non lo sanno, però l'utilizzo di droni. In particolare, ora mi riferisco al Parco Nazionale, la cui normativa conosco meglio rispetto all'istituzione del divieto qui della diga dei Dracoli, fa riferimento alla legge 394, la legge quadro sulle aree protette, e questo divieto è stato istituito da ENAC e le sanzioni sono molto pesanti, non solo economiche, sono sanzioni penali. E quindi i droni professionali riconoscono dove non possono sorvolare e quindi non decollano, ad esempio, o comunque sia non entrano nel territorio dove vige questo divieto. È un divieto che riguarda i droni, ma riguarda in generale gli aeromobili, esclusi quelli militari e di soccorso delle forze di polizia che hanno ovviamente una normativa a parte e in deroga possono sorvolare. È una limitazione altimetrica di 1500 piedi sul livello del suolo in cui si trova, quindi è diversificata. Su Monte Falco è 1500 piedi sopra Monte Falco, qui sulla diga delle Dracule è 1500 piedi sopra. Vale anche per gli aeromobili civili, un 747 che dovesse passare qua sopra, ho fatto un esempio, è più probabile che passi un 737 o altre tipologie di aerei, dovrebbe attenersi a questa regola. E quindi mi raccomando, non utilizzate i droni all'interno del Parco Nazionale e qui alla diga dei Dracoli, se non autorizzati, un'autorizzazione che deve coinvolgere tutti gli enti preposti al rilascio della medesima. Un saluto.